preso per PlayStation 4 in edizione extra lusso mega speciale. Diciamolo, perché tutti ci dicono: ma l'Xbox One perché ce l'avete da fare? Perché ce l'avete da fare? No, ci è arrivato già in promo per Xbox One. Così. Ma il gameplay che ho fatto era su Xbox, One. Io me lo giocherò su Xbox One. Lei continuerà a fare la serie L'Inquisitrice Midna, che ha riscosso un certo successo, però su PlayStation 4. Sì, quindi col mio personaggio. Esatto, quello era l'episodio 0, un po' introduttivo. Abbiamo visto che vi è piaciuto. Inquisitors Edition, quindi la sua edizione. Esatto, che è un'edizione composta. Cioè c'è lo screen che ora andiamo a vedere, e anche la Deluxe Edition, che in realtà è edizione normalissima. Sì, che è separata, è la solita stronzata che fanno. Con enorme difficoltà rimuoviamo la manicazza. Cale la mia midra, anche qui abbiamo la manichetta del cazzo. E la manichetta del cazzo. Che palle sta manichetta. Mamma mia. Però abbiamo un'edizione, allora uno scrigno innanzitutto in pelle umana. Pelle umana. Quindi legata, come potete vedere. Dunque ragazzi, abbiamo qui una penna che non scrive, però attenzione, una penna finta, materiali veramente molto discutibili per fare questa penna. Qui abbiamo un portaattrezzini, questi qui sono veramente fatti male, cioè ragazzi, sul serio, sono fatti male, male, male. 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 Mettiamo da parte, e qui abbiamo dentro questo mazzo, cioè questo, ecco, ho svelato già questo mazzo. Un mazzo di carte, un mazzo di carte con cui adesso giocheremo. No. Quindi ciao a tutti, questo è il vero gioco. Non giocheremo al ecco, mazzo di carte, ma però giocheremo. Però ragazzi, sono molto belle, devo dire. No, ragazzi, bellissime, che hanno tutte le... Prendi da vicino, fai anche lo zoom. Sì. E hanno praticamente, sono gli artwork del gioco. Quello che odio nelle collector's edition moderne, ovvero la steelbook o steelbook o c'è un codice, ci sono i codici, attenzione, mi fottete il codice, quindi io faccio così e voilà, e non lo vedete ragazzi. Ma il codice di che cosa? Di questo gioco. E poi qui abbiamo appunto dei modellini che vediamo. Si montano, sì, si montano. Qui si montano tra di loro e servono semplicemente così come addobbo per la vostra librerietta da nerd. Sì. Le monete di Dragon Age Inquisition. Qui abbiamo una mappona. Tra l'altro vedete anche... Una mappina. Ah, in realtà è una mappina. Una mappina che serve per pulire così. Oppure, guardate, riprendi mentre mi... Potete usare come grembiolino, no, per fare le vostre faccende. Ma io sconsiglio questa cosa, ragazzi. Di Inquisition, vi sporcate di salsa e di tutto quello che immagine vi volete queste sporcare a casa. No. Lo consiglio tra l'altro a Maurizio Merluzzo. Ciao Maurizio, per cotto e frullato, usalo magari. Ecco, qui abbiamo una boccetta che in realtà, sì, voi non lo sapete, ma contiene un campione di aria sembrava urina. Sì, è anche di urina mista, tracce. Infatti noi apriamo, l'odore non è dei migliori, ragazzi. Sì, è proprio urina trasparente. Un elfo che beve molta acqua. Niente. Fogli in carta riciclatissima con una copertina ovviamente di gomma, finta pelle, ci mancherebbe altro. Di dentro, ragazzi, è questo scandalo qua. Oh mio Dio. Veramente, non si sono cartaccia sprecati. Proprio. Tutto cartaccia, plasticaccia e gomma. Belle. Sì, sono, abbiamo rovinato tutto bene. Su questo noi vi salutiamo. Guardate qui, non so se per 100 euro in più valga la pena acquistarla. Direi di no. 100 euro non li vale. Ma bene, vi salutiamo e appunto vi ricordiamo l'appuntamento con gameplay Dragon Age Inquisition, l'Inquisitrice Midna, l'episodio numero 1, perché quello era il numero 0, sarà in onda a breve. Io ho il sole nella pupilla, quindi vi saluto.